Buongiorno a tutti, oggi prepariamo un classico dei classici, il pan di Spagna. Gli ingredienti sono 150 g di uova intere, 50 g di tuorlo, sono circa 3 tuorli scarsi, 120 g di zucchero, grana semolata, il classico zucchero bianco, 80 g di farina e 30 g di fecole di patate setacciate, mi raccomando setacciate, e la buccia grattugiata di un'arancia. Cominciamo a inserire le uova e il tuorlo all'interno della planetaria. Potete usare anche un frustino elettrico a mano, un po' più dura. Il tuorlo ci servirà per dare maggiore elasticità al prodotto. Inseriamo in planetaria, facciamo schiumare le uova e poi versiamo lo zucchero. Le uova sono leggermente schiumate, aggiungiamo lo zucchero tutto in una volta e facciamo montare. Non c'è un vero tempo, non è che devo montare per 2 minuti, 5 minuti, 30 minuti. Molto dipenderà dalle temperature delle uova, come vi ho spiegato nel precedente video, e anche dalla quantità di ingredienti. Dobbiamo ottenere una massa che scrive. Nel momento in cui tiro su la frusta e mi cade il prodotto, non affonda immediatamente. Vuol dire che in quel momento abbiamo ottenuto la giusta quantità di aria che ci permette poi di accogliere le farine. Aggiungiamo la buccia grattugiata dell'arancia. Conviene sempre grattugiare sopra, in modo che anche gli oli essenziali cadano. Gli oli essenziali sono quelli che ci danno il maggior aroma. Adesso che la montata è pronta, abbiamo aggiunto gli aromi, aggiungiamo le farine rigorosamente a mano. Farina e fecola. Movimento dall'alto verso il basso. Movimenti decisi, quindi veloci anche, ricordandoci sempre di lavorare anche sul fondo della ciotola. Ecco qua, pronto. Adesso lo trasferiamo in due ciotole, in questo caso una tortiera in alluminio, ma potete usare quello che più vi va bene, e poi inforniamo a 170-175 gradi per circa 35 minuti.